Buongiorno a tutti con Dreamlight Valley. Scusate se sono meno presente, ma purtroppo ho tantissime cose da fare. Sto preparando un mercatino di Natale, quindi purtroppo dovrò giocare quando il tempo me lo permette. Per fortuna ho dei video già pronti e quindi pubblicherò comunque Final Fantasy fino a terminarlo. Allora, mi dice là in alto che il dimenticato è pensieroso, ma noi ce ne sbattiamo le balle del dimenticato perché abbiamo una missione con la bestia e una con Belle. No, con Belle non è vero, con la bestia. Ciao. Ehi, tutto bene? Sembra arrabbiata. Non sono arrabbiato, sono infuriato. Cos'è successo? Si tratta di quell'insolente e denigratorio signora Gothel. Cosa ti ha fatto? Non sta infastidendo me. Ha detto delle cose a Belle. Non intendo ripeterle. Belle, però, ne è stata ferita ed è una cosa che non posso permettere. Ok, cerca di calmarti. Calmarmi? Ha insultato Belle. Non c'è momento migliore di questo. Andiamo ad affrontare la signora Gothel. Sono d'accordo. Spero che parleremo di nuovo. Ok. Ah, ti devo seguire? Va bene. Eccola. Oh, andiamo a vedere cosa si dicono. Non ha proprio un gattone, al massimo un cagnone. Se fossi cresciuto qui, non credo sarei mai voluto scappare dal mio passato. Allora, andiamo dalla bestia e vediamo che cosa ha da dire. Grazie di parlare con me. Beh, credo che siamo d'accordo sul fatto che non sia andata proprio bene. Lei... non è tollerabile, non lo tollererò. Esigo che si faccia qualcosa. Calma e bollenti spiriti, amico mio. Cosa? Parlo sul serio. Qui non si perpetano... Oh, signore. Perpetrano rabbiose vendette. Ma lei gode a essere crudele. Bestia, non lo tollererò. Non tollererò che qualcuno faccia del male a Belle, neanche qualcuno che non intenda aiutarmi a fare giustizia. Vattene ora. Oddio, sei in casa. Ti darò un po' di spazio. Grazie. Tutto questo è molto Ok, andiamo dalla signora Gothel. Che sarà? Boh. Eccola, sta arrivando. Non so da che parte, ma sta... Eccola là. Da questa parte... Bene, bene, guarda cosa ha portato la bestia. Oh, ti ho detto... ti ha detto lui di lasciarlo in pace? Sono certa di aver sentito uno scatto d'ira infantile da parte sua. Non puoi semplicemente startene buona per una volta? L'hai davvero sconvolta? Ok. Sembri quell'ingrata di mia figlia che mi accusa di essere fredda. Cerco solo di risolvere la questione. Cosa hai detto a Belle per farla arrabbiare così? Niente, è talmente sensibile. Stavamo discutendo di letteratura e lei mi raccontava delle sue favole preferite. Ho semplicemente suggerito di continuare il discorso quando avrà allargato i suoi orizzonti. Non sembra così terribile. Di certo non mi è sembrato. Cosa hai detto precisamente? Beh, credo di aver detto che i suoi interessi letterari erano... parole ho usato? Oh sì, provinciali. Oh cielo.
Potrei anche aver detto che nessuno avrebbe fatto amicizia con chi ha dei gusti così banali in fatto di libri. Signora Gothel, è orribile. I suoi gusti sono orribili, vero? Non importa. Devo parlare con la bestia. Di a Bel che sono sempre qui per dare consigli su come migliorare. Bene, ora saprai che devi sempre ascoltare tua madre. Non sei mia madre. Dov'è la bestia? Ma non mi fa parlare con lui. Quindi devo aspettare? Ma no. Ti ringrazio di parlare con me. Vabbè, intanto parlo alla bestia. Così aumentiamo. Addio. Ma forse io. Ah. Spero che tu stia bene. Niente, dobbiamo aspettare. Ok, sono passati 5 giorni. 5. Andiamo a vedere come sta la bestia, sperando che non stia dormendo. Ma 5 giorni reali, sono passati. Ah no, meno male che non sto dormendo, perché veramente. Allora, come promesso, sto comunque registrando da PC, perché almeno se dovesse andar via la luce, qualcosa salvo. Oh, buongiorno. Ciao. Possiamo parlare? Stai ancora ignorando lo sgorbio fatto a Belle? Lo sgarbo, no, sgorbio. No, quella fase è superata. Dobbiamo fare qualcosa. Bene. Finalmente hai capito. Sì, ho parlato con la signora Gothel e le cose non vanno. È quello che ti avevo detto. Scusa, è solo quello che... Sono stato preso dalla rabbia. Potrei aver danneggiato parte dell'arredamento del mio castello. A volte scordo la forza che ho quando mi arrabbio. Questo è chiaro. Devo provare a... Come ha detto Belle? A usare la mia rabbia in modo più costruttivo. Posso aiutarti a riparare i mobili? Lo faresti? Sarei in debito con te ancora una volta, Moforuba. Non voglio che Belle torni e trovi la casa in questo stato. Ma se è là. È là. Cioè, vabbè. C'è un bel caos qui. Già. Mostra quanto mi sei lasciato prendere dall'ira. Non preoccuparti, ti aiuto io. Raccogliamo i pezzi prima di riparare tutto. Recupererò del legno duro, del legno tenero, del legno secco, della stoffa. Dovrebbe bastare per riparare tutto. Comunque Belle è lì, che se la guarda allegramente come hai distrutto il castello. Grazie, Moforuba. Parlerò con Belle e cercherò di assicurarle che la signora Gothel si svegliava di grosso. Quando ci saremo occupati di questo, potremo parlare della signora Gothel. Va bene. Tutto questo è molto bello. No, non hai distrutto Mrs. Brick. Tu no? Basta? Ripara, ok. Devo farne altre di postazioni creative e seminarle per il mondo, non lasciarle sempre. Prendiamo un po' di mirtilli. Lasciarle sempre solo vicino alla casa di Pippo. Cosa mi ha dato? Un ricordo. Ma perché nei ricordi ci sono i soldi? Cioè, ragazzi, questo gioco diventerà a pagamento, perché dicono che esce la versione completa, che doveva essere gratis, ma invece non sarà più gratis, ma sarà a pagamento. Ora, io capisco che tutti voi che non avete Game Pass avete pagato per averlo, perché prometteva gran belle cose, ma così...
Cioè, io non lo comprerò, ve lo dico che se dovessero toglierlo dal Game Pass non lo porterò più sul canale, perché 40 e passa euro per un gioco così non li spendo. Anche perché, come potete notare, la maggior parte dei creator che aveva cominciato il gioco non l'ha più portato avanti. Proprio per questo motivo. Uno perché è abbastanza ripetitivo e ok, però quello è soggettivo. E due perché è pieno di bug, pieno, e non hanno risolto niente per metterlo comunque. La versione definitiva. No, non è la versione definitiva questa. Fatto. Tutto sistemato. Ora la tua casa è bellissima. Sì. Persino più bella di prima. Com'è andata con Belle? Bene, ho capito che le cose che ha detto la signora Gothel non sono vere. E credo che ora sappiamo entrambi che non dovremmo prendere sul serio le cose che fa la signora Gothel. Che dice? È una cosa molto matura. Forse. Ma non sono convinto che si debba fare niente. Cosa ne pensi, Moforuba? Dovrei metterci una pietra sopra? Oppure dovrei dimostrare alla signora Gothel che grosso errore ha commesso? È una decisione importante. Sei sicuro di volere che la prenda io al tuo posto? Sì, rispetto al tuo punto di vista. Vediamo. Per risolvere il problema con la signora Gothel dovresti comportarti normalmente come un principe e perdonare. Sì, suppongo che tu abbia ragione. Devo passare oltre. Non dovrei preoccuparmi così tanto per una sciocchezza. Esattamente. Ma temo che avrò bisogno di aiuto per riuscirci. Ho un'idea. Dovrei andare da Merlino. Bene, parla con il mago, poi prepareremo un piano. Vieni con me, bestia. Perché io sono stufa di portarmi. E ti parlo anche un attimo. No, non mi urlare dietro. Ti parlo anche. Allora, Merlino, dov'è? Merlino. Com'è che tutti hanno il mantello? Deve essere il mantello che fa di. Sta venendo su. Vado qui. Dove va? Cioè, sì, ciao Simba. Ah, cosa ti porta qui da me oggi? Mofuruba? Perché la bestia fa bugin bugela, come si dice a Milano, praticamente fa cucù. No, bubu sette tepe, non mi ricordo. È una situazione un po' di. Mi servirebbero dei consigli magici se hai un momento. Certo, qual è il problema? Sto cercando di aiutare la bestia a migliorare un po'. Ha alcuni, diciamo, problemi con la rabbia che sta cercando di superare. Capisco. Beh, ha provato a mettersi nei panni di uno scoiattolo o di un pesce per un pomeriggio? Secondo la mia esperienza, passare del tempo nei panni di un animale può essere illuminante. Non credo che la bestia apprezzerebbe. Beh, suppongo di no. La bestia sa di avere un buon cuore, ha solo bisogno di aiuto per usarlo. Ah, non dire altro. C'è un soggetto incantato, un oggetto incantato che potrebbe tornare utile in questo caso. Lo specchio della.
Vera natura. Continua. Quando una persona lo usa, lo specchio mostra la sua vera natura, senza illusioni o inganni. Quindi, se la bestia lo usa, vedrà la sua vera forza interiore e la sua compassione, tutto ciò che ha dentro e di cui dubita. Perfetto. Come lo creo? Avrai bisogno di un lingotto d'oro, del vetro dai frammenti della notte purificato e dei frammenti di sogno. Comincerò da lì. Grazie, Merlino. Non dimenticare, la tua immaginazione è una magia molto potente. Allora, devo purificare il frammento della notte, perché non ne ho purificati. Non ne faccio mai. No, 17, no. Non ne faccio mai se non all'occorrenza. Ok, crea lo specchio. Creiamo lo specchio, che sarà? Vediamo. Basta. Metti lo specchio vicino alla casa della bestia. Vicino, non dentro. Vabbè. Dunque. Dove sto andando? Dove minchio sto andando? Qua, lo mettiamo qua. Qua o davanti? Qua davanti? Ma sì, qua davanti. Allora. Non si può mettere qua davanti. Ah, devo metterlo di qua? Perché lì c'è la stradina? Allora lo giriamo e lo mettiamo qua. Almeno non rompe le palle a nessuno. Perfetto. Missione compiuta. Ho preparato lo specchio per te. Vai a dare un'occhiata. Moforuba. Io non ho parole. Ciò che ho visto in quello specchio è davvero quello che posso aspirare a essere? E anche più di questo, bestia. Ciò che già sei. È ciò che già sei, ma che a volte dimentichi. È ciò che vede belli in te. Io non ne avevo idea. Ti senti un po' meglio adesso? Sì. Mi hai mostrato che ho la forza per superare le mie debolezze. Che posso tenere sotto controllo la mia ira e avere compassione. E la cosa più importante è che posso essere il tipo di persona che Bell merita. Splendido. A proposito di Bell. Ora, tra voi due tutto bene? Sì. Non è più infastidita dagli sgarbi della signora Gothel ed è contenta di come abbiamo riparato i danni nel castello. Ne sono felice. Ora godati il tuo tempo con Belle. Lo farò. Grazie a te. Ora possiamo semplicemente goderci la reciproca compagnia. Ok. E intanto che abbiamo la bestia appresso, andiamo a vedere dov'è il dimenticato e cosa vorrà mai. Ma non lo trovo mai, comunque, il dimenticato, quando lo cerco, eh. Devo sempre riavviare il gioco. E poi si trova. È classico. Ma davvero, eh? Lui non ci va al ristorante. Cioè, lo vedete che non c'è? Adesso poi nel montaggio lo vedo, come minimo. Adesso io se lo riavvio il gioco mi appare il dimenticato. Questo non è un gioco da vendere a quel prezzo. Assolutamente no. Fammi vedere se è qua. No. Vabbè, riavviamo il gioco. Cosa vi devo dire?
Salviamo. Allora, vediamo. L'ho riavviato. Niente, non c'è. Non c'è, io non lo vedo. Non c'è il dimenticato. Altro bug. Altro bug. Cioè, io non posso continuare così. Non posso assolutamente. Facciamo così. Visto che il dimenticato è sparito, dobbiamo per forza finire l'episodio qui. Se no sarei andata avanti. Ma vai a vedere come sta il dimenticato, molto probabilmente male perché è sparito. Quindi finiamo qua l'episodio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!